Per me potete venire, entrate nei raccordi. Capofila al primo nastro, Porzio, cintura a contatto di Porzio, zanca a contatto di cintura, Gioè a contatto di zanca, Mancuso a contatto di Gioè. Zagato, lei stia di fianco al 2. Capofila al secondo nastro e Buzzitta. Pecoraro a contatto di Buzzitta. Lorenzo La Rosa, contatto di Pecoraro. Piano ad entrare. Mi raccomando, aspettiamo il pronti prima di girare. Non girate prima del pronti, se no richiamo la partenza. Piano e dritti. Col 2 venga Gioè. Gioè a contatto col 3. Venga con l'uno. Andiamo dritti, 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 dritti. Pronti? 1, 2, 3. Convalidato il primo segnale, passi falsi per Artemisia Gar, mentre dalla seconda fila è partito a schioppettata Artezzi, che addirittura è già su quelli di testa, continua a Numero 3 galoppare Artemisia squalificato. Gar, che adesso viene squalificata e crea anche un po' di Numero 6 oltraggio da uno dei squalificato. greppi che sbaglia a sua volta. E beh, questa corsa è iniziata sotto una cattiva stella per tanti motivi. Squalificata dunque Artemisia Gar, qualche problema c'è stato poi in conseguenza per Atollo dei greppi, che ha sbagliato a sua volta, e così i cavalli che davano 20 metri addirittura sono là già davanti in testa Zoom LC dopo 400 metri da 1,20 con partenza da fermo, di fuori Artez, i due seguiti da Antoniano. Artez a via libera e dunque prima del paletto dei 600 metri è già a battistrada, 47,2 i primi 600 metri con partenza da fermo, però i cavalli che sono davanti partivano con 20 metri di penalità. E così Artez al comando, Zoom LC in seconda posizione, poi Antoniano e più indietro Zapatarrab, gli altri indietro con Atollo dei Greppi che dopo l'errore, probabilmente incolpevole, prova a recuperare, ma è chiaro che diventa molto molto dura. A tabellone sono finiti Artemisia Gar e Zagato, non comunque Atollo dei Greppi che è ancora in corsa, sia pure in ultima posizione. Primo chilometro in 1,18,6, molto comodo. A questo punto Lorenzo La Rosa ritiene opportuno, direi giustamente, di venire via e di cominciare a far pesare la gara di testa ad Artezzi, che ha già fatto sin troppo i propri comodi. 14,5 questo paletto, si comincia a pedalare in modo adeguato con Artez messo sotto pressione da Zapatarab, ma a contatto stretto stretto c'è anche Zoom LC. Gli altri sono tutti più indietro con Atollo De Greppi, che a questo punto ha grosse difficoltà a reinserirsi nella vicenda, ci sta provando ma è molto molto dura, e intanto davanti continua la pressione di Zapatarab su Artez. Sembra più comodo in sediolo Lorenzo La Rosa rispetto ad Andrea Buzzitta, ma anche Lorenzo adesso comincia a comandare. Ma attenzione a Zoom LC, che è rimasto là zitto zitto buono buono e che adesso prova di spunto con Antonino Pecoraro Junior, che potrebbe avere fatto i conti proprio giusti. Retta d'arrivo con i tre penalizzati alle prese, Artez in difficoltà, Zapatarab prova a passare all'esterno, Zoom LC, e lui, Zoom LC, che viene a cogliere una vittoria direi strepitosa nei confronti di Zapatarab, Artez e dello sfortunatissimo Atollo dei Greppi. Una corsa dunque decisa da una fase iniziale un po' caotica, l'errore di Artemisia Gar, che ha involontariamente coinvolto Atollo dei Greppi, è andata bene ai penalizzati, Zoom LC ha corso di spunto e alla fine ha castigato i due più attesi, ovvero Zapatarab e Artez. In sediolo Antonino Pecoraro Junior, il training di Franco Puccio, che con questo zoom sta facendo davvero qualcosa di eccezionale. I colori sono quelli del signor Ivan Grasso, dunque Zoom LC al primo posto, Zapatarab al secondo. Artez, cui la corsa autosommata è venuta molto bene, deve accontentarsi di un terzo posto, arginando al suo interno uno sfortunatissimo Atollo dei Greppi. 8, 7, 9, l'ordine d'arrivo da confermare della quarta corsa di Palermo.